Ai Sernia la ricorrenza di Santa Barbara, come sempre, è stata celebrata al comando provinciale di Contrada Rio, alla presenza di alcune scolaresche, autorità e familiari dei vigili del fuoco. Dopo la messa celebrata dal vescovo della diocesi di Sernia Venafro, Monsignor Camillo Cibotti, il neocomandante Raffaella Pezzimenti ha tracciato a grandi linee il bilancio delle attività del comando su tutto il territorio. La fase più critica è stata quella della scorsa estate. Le temperature costantemente al di sopra della media e il lungo periodo di siccità hanno richiesto un impegno straordinario. Tra giugno e settembre sono andati a fuoco oltre 1.000 ettari di boschi, più altri 700 tra campi agricoli e sterpaglie. Gli interventi sul fronte degli incendi sono così passati dai poco più di 400 del 2016 ai 1.200 del 2017. In pratica sono triplicati. La campagna antincendi boschiva, che quest'anno un po' in tutta Italia si è dimostrata particolarmente impegnativa, perché la prima campagna a svolgersi dopo lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato, e ciò ha comportato nuovi e più ampi impegni per i Vigili del Fuoco rispetto al passato. Quest'anno gli interventi effettuati in provincia di Sernia sono stati numerosi, alcuni particolarmente impegnativi per via delle condizioni meteo, dell'orografia del territorio, ma anche per la tipologia di vegetazione. Alcuni interventi si sono protratti per più giorni per consentire la completa estinzione dell'incendio e la bonifica dei territori. In ogni caso è tutta un'esperienza che verrà a vantaggio per le annualità future, per meglio organizzare e pianificare la campagna, dal momento che saremo sempre più chiamati a far fronte a questo tipo di esigenze. La cerimonia si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti e con una dimostrazione pratica con l'impiego di automezzi e attrezzature tecniche in dotazione al corpo. Il comandante provinciale ha colto questa occasione anche per fare un primo bilancio della sua permanenza ai Sernia. Sicuramente un'impressione positiva. È un lavoro che mi appassiona molto, infatti mi sento felice e onorata di essere il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Sernia, sia per l'umanità e la disponibilità del personale, ma anche per la collaborazione che immediatamente si è instaurata con gli altri enti e istituzioni del territorio.